Allora Gabriella, presentati. Sono Gabriella Valdari, ho 54 anni, sono nata a Roma e adesso vivo a Bergamo. Hai dei figli? Sì, due figli. Un figlio maggiore che si chiama Ettore, da 24 anni, e una figlia minore di 22 anni che si chiama Erika. Allora magari ti sei accostata al genere della fiaba per raccontare queste fiabe ai tuoi figli? Sì, infatti è così che è cominciata, perché per raccontare le cose ai miei figli quando erano bambini, soprattutto quando c'erano argomenti difficili, era un po' difficile trattare in altro modo, allora inventavo una favola per loro, una fiaba, e così capivano le cose in maniera divertente. Che differenza c'è fra scrivere una fiaba e scrivere un racconto di generi per adulti, diciamo? Beh, la fiaba è sicuramente un modo di scrivere che ti permette di spaziare con la fantasia, che non ha nessun limite, non ha vincoli. Puoi inventarti cose fantastiche, cose incredibili, cose strane, puoi fare quello che vuoi. La fiaba è molto, molto libera, è per questo che mi piace scrivere fiabe. Ecco, prendiamo per esempio il lenzuolino nero. Cosa ti ha ispirato a scrivere questa fiaba? È un fatto che è successo realmente. Io ero in piscina e un bambino che era nello spogliatoio accanto al mio ha detto alla sua mamma: mamma, io sono scappato via dalla piscina perché c'erano tanti altri bambini ed erano bambini di altri colori e io sono marroncino e sono timido. A me questa frase mi ha proprio colpito al cuore, perché questo bambino si sentiva diverso dagli altri ed era intimidito dal fatto di sentirsi diverso. Così ho inventato una fiaba sulla paura, una fiaba adatta ai bambini di oggi che vivono in una società multiculturale in cui ci sono tante razze differenti. E ho inventato una fiaba in cui la paura diventa quasi un'amica, un qualche cosa di molto vicino a noi, che non fa poi così terrore come sembra e che può benissimo convivere con tutti noi. Quindi un messaggio non destinato solamente ai bambini ma anche ai genitori. Sì, sicuramente sì, perché secondo me nelle fiabe sempre c'è un messaggio che arriva a tutti, no? Non solo ai bambini. In tutto quello che c'è scritto nelle fiabe c'è sempre una parte, un risvolto che riguarda anche gli adulti. Certo. E invece parlando di Pic-Poc? Pic-Poc invece è una storia più corale, nel senso che si tratta degli abitanti di un paese, di un posto sperduto che non si sa dove si trova, e succede un qualche cosa di particolare in un paesino tranquillo in cui la gente è amica, le persone ridono insieme. E questa fiaba l'ho scritta perché volevo proprio dare questo messaggio, siccome i bambini sono abituati a ridere tanto e a stare tanto in compagnia gli uni con gli altri, ai bambini piace fare gruppo e piace ridere. E in questo paese succede più o meno la stessa cosa, come nel mondo dei bambini, mentre invece gli adulti tendono a isolarsi, a deridere invece che a ridere. E comunque anche questa fiaba ha un messaggio, nel senso che stare con gli altri, stare bene con loro e ridere insieme fa sentire tutti meglio, fa sentire bene. Certo, ne abbiamo sicuramente bisogno oggi di ridere. Infatti. E ridere anche di stare vicini. Certo, certo. Di non isolarci. E invece ci sono delle particolarità stilistiche in Pic-Poc? Sì, tutta la fiaba è costruita sui rumori, nel senso che i bambini, soprattutto i bambini piccoli, sono abituati a ripetere i suoni. È una cosa proprio tipica del bambino ripetere il suono. E in tutta la storia i suoni vanno sempre crescendo fino a un'apoteosi finale. E sicuramente i bambini, soprattutto i più piccoli, ripeteranno, dopo aver letto questo libro, ripeteranno i suoni che hanno sentito, senz'altro. Quindi Pic-Poc. Sì, Pic-Poc, proprio il titolo richiama già uno dei suoni che c'è nella storia. Ecco, venendo a domande più personali, se potessi uscire a cena con qualcuno, personaggi del presente o del passato, quale potrebbe essere? Io sono una persona a cui piace la compagnia e piace ridere, per cui io sceglierei di uscire con un comico. Un comico per esempio chi? A me piace tanto Steve Martin, perché ha un tipo di comicità molto quotidiana, molto semplice, non volgare, e mette quei piccoli tocchi di ridicolo nelle cose che a me fanno proprio morire dal ridere. Dunque ecco, uscirei volentieri con qualcuno così. Lo scrittore Daniel Pennac diceva in uno dei suoi romanzi: che pedagoghi che eravamo quando non ci occupavamo di pedagogia.
Cosa hai da dire rispetto a questa affermazione? Sì, la sento molto vera anche per me, nel senso che secondo me, soprattutto per chi sta vicino ai bambini, è importante avere sensibilità per il mondo dei bambini, per il loro modo di sentire, più che tante teorie, tante cose astratte che fanno parte del mondo degli adulti. Bisogna proprio mettersi insieme a loro e stare ad ascoltare, stare lì a vedere. Raccontaci di qualche gioco particolare che facevi con i tuoi bambini. Vabbè, con i miei bambini abbiamo fatto veramente di tutto, da impiastricciare, colorare, giocare con la farina e con l'acqua, qualsiasi cosa. E una delle cose che a loro piaceva di più quando erano piccoli era costruire delle casette fatte con veramente qualsiasi tipo di materiale dentro casa, costruivano questi agglomerati di lenzuola, cartoni, qualsiasi cosa, e poi si divertivano a farci entrare dentro anche gli adulti nelle loro mega casette. Va bene, grazie Gabriella per il tuo tempo, allora ti auguriamo molta fortuna per i tuoi prossimi lavori e grazie del tuo tempo.